24 marzo 1980. La voce di Monsignor Oscar Arnulfo Romero viene stroncata durante la messa da un colpo di pistola sparato da un sicario della dittatura militare. L'arcivescovo di San Salvador aveva appena consacrato il pane e il vino sull'altare della Cappella dell'Ospitalito, l'ospedale della Divina Provvidenza, sempre a San Salvador, dove si curano i malati terminali di cancro e dove aveva scelto di vivere in una casetta messa a disposizione dalle suore missionarie carmelitane di Santa Teresa. All'Ospitalito tutto ancora parla del Monsignor, ucciso perché era diventata scomoda la sua voce di denuncia delle ingiustizie e delle violenze subite dalla gente e dagli oppositori politici per mano degli squadroni della morte. Proprio all'Ospitalito la voce di Monsignor Romero risuona nella sua casetta, trasformata in centro storico per far conoscere ai visitatori chi era e come viveva il vescovo dei poveri, nato a Ciudad Barrios il 15 marzo 1917 e ordinato sacerdote a Roma il 4 aprile 1942. Nel 1970 Romero viene consacrato vescovo e poi nel febbraio del 1977 viene nominato arcivescovo di San Salvador. La giunta militare pensava che quel vescovo non desse fastidio ed invece un mese dopo, quando il 12 marzo 1977 viene ucciso il gesuita padre Rutilio Grande, voce dei poveri oppressi dal regime e amico di Romero, e il Monsignor capisce qual è la sua strada. Questo non è giustizia. Quando guardai Rutilio che giaceva morto davanti a me, pensai, confiderà Romero, se lo hanno ucciso per ciò che faceva, allora io devo seguire il suo stesso sentiero. E così sarà. Rifiuta di sostenere il governo che reagisce chiudendo le scuole cattoliche e perseguitando i sacerdoti. Durante le messe diffuse via radio diventa cronista degli omicidi eseguiti dagli squadroni della morte. Nell'omelia del 23 marzo 1980 ricorda i soldati che stanno uccidendo i fratelli dello stesso popolo. Li supplica di non uccidere perché nessun soldato è tenuto ad obbedire ad un ordine contrario alla legge di Dio. E poi conclude: vi ordino in nome di Dio, cessi la repressione. In nome di Dio, cessi la repressione. La teologia del popolo di Monsignor Romero non fa più sentire soli salvadoregni oppressi dal regime. In quell'uomo la gente ritrova la speranza di un Salvador dove ognuno ha l'opportunità di una vita degna. Tutto questo però scombina i piani di una dittatura famelica che decide di uccidere Romero il 24 marzo 1980. Poi il 30 marzo, domenica delle Palme, durante il funerale sparano sulla folla che riempie la piazza della cattedrale di San Salvador e il rito funebre tra gli spari e la calca si trasforma in una strage. 40 morti e 200 feriti, ricorda Gaspar Romero, fratello del vescovo, in un'intervista di giovedì scorso al quotidiano salvadoregno El Mundo. Quei fatti del 1980 accelerano l'inizio della guerra civile che termina nel 1992. Ma i salvadoregni ancora aspettano la verità sugli omicidi di Romero, di suore, sacerdoti e migliaia di civili. Se mi uccidono, risorgerò nel popolo salvadoregno. Le parole di Romero si riveleranno profetiche, così come si rivelerà profetica questa foto esposta al Museo della Parola e dell'Immagine di San Salvador, che ritrae Romero mentre si affaccia su Piazza San Pietro, la stessa piazza della sua gloria nella schiera dei Santi.